tra di loro e poi ci si comincia tipo a scalare la vetta. No, non ho capito. Cioè, per... Allora si parte da un locale, magari questa la tagli se non sbaglio, sono a posto. Okay. Attenzione, il coefficiente di rischio è altissimo. No, Bianca, a te la parola. Non so parlare. Ti allora. Chiedo che sono pronto io. Bentornati a Radio Noi. Benvenuti su Radio Noi versione femminile. Bentornati a Radio Bentornati Noi. Bentornati a Radio Bentornati Noi. A Radio Noi. Ciao a tutti, bentornati a Radio Noi. Benvenuti in una nuova puntata di Radio Noi Podcast. Abbiamo come ospite Samantha del progetto Magna Padova. E sei padovana? Sì, ciao, sono Samantha e come dicevo, se vuoi presentarmi tu. Esatto. Sei proprio nata in campagna ma passata alla città, diciamo. Sì, esatto. Io sarei di Due Carrare, mia mamma abita ancora a Due Carrare. E mi sono trasferita a Padova nel 2014. Ah, un bel po' di annetti. Sì, ormai è un bel po'. E là, insomma, hai iniziato a conoscere la città, insomma, con occhi diversi, si può dire. Con... Sì, esatto. Praticamente sono una padovana, però, che ha occhi un po' da turista. Quindi vedo un locale nuovo e mi emoziono perché non ero abituata ad avere tutti questi locali a disposizione e quindi è molto bello secondo me questo modo che ho di raccontare proprio in modo molto entusiasta i locali, sia i nuovi sia i miei preferiti eccetera. Mm-hmm. Sì, perché appunto il progetto Magna Padova è proprio quello di girare i locali e insomma consigliarli su Instagram, sul blog. Sì, allora Instagram fondamentalmente perché è il modo più facile, veloce e dove ho anche più soddisfazioni in realtà. E certo poi c'è la parte di blog dove mi devo impegnare un pochino di più. Vabbè, anche per la SEO, per tutto quanto, e devo svilupparlo un po' meglio, però esiste anche lui, poverino. È un po' abbandonato, come il nostro Spotify. No, dai, abbandonato no, però è lì. È lì. Però bisogna tener conto che è dal blog che noi abbiamo preso le notizie più importanti alla fine. Certo, sì. Beh, è curato, per carità, perché sono un po' perfezionista, però... No, è molto carino, infatti. Grazie. Beh, giusto così. Ovviamente noi sappiamo già la risposta alla domanda che adesso ti faremo, però giustamente per il nostro pubblico è giusto farla. Certo. Detto giusto mille volte, ma non importa, bene. Allora, è giusto. È giusto, perfetto. Giusto. È giusto, giustissimo. Come ti è venuta quest'idea di descrivere, di promuovere, tra virgolette, che non è proprio una vera e propria promozione, è più un consigliare alle persone che ti seguono quali sono i locali migliori di Padova? Allora, già migliori è sbagliato. Ok. Secondo me non esistono locali migliori di altri, nel senso che tutti abbiamo gusti molto diversi. E quindi quello che può essere il migliore per me potrebbe non piacere per nulla a un'altra persona. E quindi io li racconto. Cioè, racconto un pochino qual è la mia esperienza, che cosa si può trovare. Cerco di... allora, è sempre più difficile avendo un sacco di cose da fare, cioè girando così tanto, però ci tengo sempre a proprio raccontare, ad esempio, ma in questo locale ci sono opzioni vegetariane, ma in questo locale... Adesso non mi viene in mente, però sì, è proprio un raccontare l'esperienza, che quello che può dare... Il locale alle persone. Sì, quindi non tipo fare la foto del piatto e dire buono questo risotto, esatto, con i funghi, ma proprio dire anche proprio l'esperienza, proprio cosa, esatto, il pacchetto completo. Tipo, bellissimo, buonissimo, cioè ha poco senso. Comunque tutto è nato perché penso che tutti, cioè tantissime persone vadano sempre negli soliti posti. E ci sono invece tanti locali che meritano di essere conosciuti. Mm-hmm. Me ne vengono in mente un milione che magari io conosco, ma anche che altre persone conoscono, cioè sono conosciuti da pochi, ma valgono tantissimo, comunque meriterebbero di essere più conosciuti. Quindi o io li trovo e li racconto, oppure
qualcuno magari li scopre, me li suggerisce, cerco di capire se effettivamente mi stanno dando un consiglio valido, è difficile questo, e cerco di andare anche a provarli, insomma. Sì, sì, quindi da tutti e due i lati, insomma, c'è questo. Sì, 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 è la cosa che mi piace è che non... Cerco di non avere un rapporto unilaterale in tutti i sensi, cioè tipo sia col locale, sia con le persone. Vorrei che fosse una cosa un po' più... non mi viene il termine. Va benissimo. Noi spero cerchiamo di capire, cioè, capiremo, grazie, non ti preoccupare. Grazie. Commentando, allora possiamo usare questo termine, commentare, insomma, sì, quello che si mangia, un ristorante... senza magari dare un giudizio o dando un giudizio, ti capita mai o ti è mai capitato di dare un giudizio negativo, di dire ok, questa cosa è da migliorare, e come reagisce la gente? Solitamente tendo a non parlarne se non mi piace, però capita molto raramente. Però è successo proprio ieri che sono stata a Chioggia, che sono stata in un locale che non mi ha entusiasmata, l'ho un po' detto. E insomma, allora, a volte le persone dicono ah, che bello, sei sincera, e quindi c'è il riscontro positivo, perché tante volte si pensa che sui social la gente lo faccia pagato, del tipo ah, parli di quello perché sei pagata, quindi per forza ne parli bene. No. E poi c'è anche l'altro risvolto della medaglia, dove le persone mi dicono ah vabbè, ma se non ti piace questo, allora vabbè, sei un po' schizzinosa, cose così. Però appunto sono gusti, è difficile che una cosa piaccia a tutti, ed è molto difficile col cibo essere oggettivi. Anche perché magari ci sarebbe, questo lo chiedo, è una mia interpretazione, chiedo a te se è corretta, magari c'è anche il problema del che per quanto riguarda i social, ormai siamo talmente tanto influenzati che una singola recensione, diciamo così, negativa da parte di una persona che ha una certa influenza in quell'ambito rischierebbe di... Esatto. Di avere un... Esattamente, infatti per questo cioè, bisogna stare anche un pochino attenti. Perché magari, non lo so, in quel momento è successo qualcosa per cui quel piatto non era favoloso, e se io fossi molto più, cioè, dicessi subito quello che penso e mi mettessi a dire non mi è piaciuto per niente, lo sconsiglio, ha una ricaduta negativa nei confronti del locale, assolutamente. Sì, infatti, quindi... Attenzione quando le persone mi consigliano di dire anche cosa non mi piace, perché poi appunto le persone potrebbero prenderla, cioè, troppo seriamente e non andarci, cioè mettere il locale nella lista nera, ma non esiste. Cioè. Anche perché è stata la tua esperienza rispetto a qualcun altro, è stata un'esperienza completamente diversa. Esatto. E a proposito di giudicare... Possiamo fare con te un giochino simpatico. Allora, ti chiediamo di rispondere a queste domande con un voto da 1 a 10. Ok. Cioè, quanto influiscono questi aspetti in un locale? Insomma, mettiamo delle stelline di Google. Allora, quanto conta in un locale la prelibatezza del piatto in sé? Direi un 9. La cortesia dei gestori e dipendenti, quindi quello che penso a quattro ristoranti chiamano il servizio. Allora, molto. Per me, perché alla fine l'esperienza deve essere completa, deve essere buona, quindi bell'8. La scelta degli ingredienti e le materie prime. È anche questo un bell'8.5. È quello che poi porta alla prelibatezza del piatto. Bravissima. Quindi... L'attenzione alle esigenze alimentari, quindi anche l'inclusività del menù, gluten free, vegano, vegetariano. Qui io sono sempre molto attenta. E quindi, allora, ovviamente di ristoranti ce n'è per tutti, quindi non è che tutti devono per forza avere, cioè sarebbe molto bello, però è un po' utopia che al momento tutti abbiano tutto, quindi vabbè, diamo un 7, giusto perché sennò mi sembra di essere la professoressa troppo buona. Andiamo a scoprire il conto. Il prezzo quanto influisce?
Beh, oddio, alla fine bisogna pagare, quindi... o si corre o si paga, o si lava i piatti. No, 8. 8. E la, questa, chissà chi l'ha scritta questa, sei tu, no? Pensando vale. Al tempo in cui io ci metto a scegliere le cose. La lunghezza del menù. Ah, sì. Sì. No, ma lunghezza, cioè, insomma, quanto ampio è il menù? La varietà. Per esempio ti mette... risotto con 20 ingredienti, cioè risotto zucca, risotto con i funghi. E allora cioè. Faccio una domanda io a voi o a chi l'ha scritta. L'hai scritta lei? Sì. Ok. Allora, per te è una cosa positiva avere il menù molto vasto? Allora, guardando tutti i quattro ristoranti, quella cucina da incubo che dico okay. Sempre di diminuire il menù, in realtà comunque cioè, ti dà più possibilità di scelta. Avere il menù più... Esatto, più ampio, però capisco anche dal lato gestore che è più difficile avere tutti gli ingredienti freschi, insomma, dare una certa qualità con un menù così ampio, perché cioè, immagino che bisogna sempre avere, per esempio, se devi fare cose con le verdure, sempre verdure diverse, cioè, non lo so io. Ecco, sì, ti sei un po' risposta uh-huh. Sola, infatti, anch'io... tanto tempo fa ero fan dei menu infiniti però poi ho capito se il menu è infinito vuol dire che hanno tipo le scorte di quello magari non fresche e quindi potrebbe sì. Magari c'è qualcuno che si impegna in realtà esatto però solitamente avere un menu più scarno e stagionale soprattutto ti fa anche capire che il locale ci tiene molto alla qualità appunto del piatto e della buona riuscita di tutto quanto quindi non lo riterrei una cosa tipo importante o meno però quindi non darei un voto però è indice un pochino non sempre, bisogna sempre stare attenti però di come lavora il locale ecco. Ok. Ecco, se volete un menù corto, cortissimo, la festa del melone a San Luca in luglio, in cui se vi piace il prosciutto o il melone, potete venire alla festa. Melone altrimenti senza no. Prosciutto, prosciutto senza esatto, melone e prosciutto e melone. Ottimo, ma non per scherzo. È così. Vabbè, sono quelle alla fine le cose che servono. Sì, esatto. Freschissime di stagione. E parlando sempre appunto dell'esperienza nel locale, perché cioè, ribadisci molto spesso che è importante conoscerlo bene prima di parlarne sui social? Insomma, ci siamo già un po' risposti adesso, ma se vuoi aggiungere qualcosa, cioè proprio devi avere proprio un'esperienza diretta con, invece come hai detto tu che ti scrivono, consiglia questo perché l'ho trovato buono. No, infatti cioè, ritengo importantissimo appunto conoscere il locale abbastanza bene, per carità non dobbiamo diventare amici sempre, sì. Perché altrimenti avrei una lista infinita di amici, però io dico spesso, non sono un'attrice, quindi mi risulterebbe difficile essere entusiasta di un locale se non lo conosco, quindi... conoscendolo ho l'occasione comunque di avere abbastanza informazione o comunque abbastanza anche empatia per poi riuscire a parlarne, a dire quello che penso in modo anche spontaneo. Okay. Perché non riuscirei a fare finta, tipo, ah guarda oggi abbiamo fatto questo, devi dire che è buonissimo. Ok. Anche no. No non ce la farei, cioè si vedrebbe subito. Una domanda, sì. Un'altra cosa per quanto riguarda l'esperienza, visto che è una cosa che... a cui io tengo molto, volevo sapere se è una cosa a cui tieni molto anche tu. L'estetica del locale. Allora, io da cliente amo vedere un locale curato, tenuto bene e insomma a posto. Nel senso, amo vederlo perché poi mi fa stare bene, mi fa anche apprezzare di più tutta quella certo. Che è l'esperienza. Anche per te è una cosa... è così oppure... Dipende, nel senso che ci sono locali che mi piacciono moltissimo, che sono carini, ci sono locali che mi piacciono tantissimo, che magari consiglio e metto sempre le mani avanti dicendo guarda che non è bellissimo. No, su quello ti do ragione perché ci sono posti dove si mangia benissimo, però esteticamente non sono il massimo. Sì, sono un po' così. Però secondo te quanto può influire su un cliente l'estetica del locale? C'è a chi può influire tantissimo e a chi un po' meno, tipo me, nel senso appunto ci sono persone a volte che mi chiedono proprio vorrei un locale carino, e allora lì mi trovo in difficoltà perché penso sì ma vuoi anche mangiare bene
E quindi, insomma, cioè, arriviamo sempre lì, ognuno è diverso e quindi è così difficile dare dei pareri oggettivi che è davvero impossibile. Quindi proprio dipende dalla persona, cioè se tu dici che per te è molto importante, allora è importante. E, però ci sono delle persone che vogliono semplicemente mangiare bene, oppure ci sono persone che semplicemente vogliono mangiare tanto e vogliono mangiare tanto anche se il posto non è troppo pulito. Ecco, mm-hmm. questo per me è un po' importante. Okay, per quanto penso riguardi la pulizia, siamo tutti d'accordo. Insomma. Non pensare, perché poi appunto ci sono locali anche quelli tipo le bettoline, quelle un po' così a gestione a caso, che non sono il massimo della pulizia, però magari si mangia bene. Mm-hmm. E per carità, io andrei anche lì, nel senso, vabbè, con un attimo di stando un po' più attenta. Con l'igienizzante i guanti. Ecco, però nel senso, è l'esperienza. Cioè, al mare quest'estate mi sono trovata in dei posti un po' così particolari. Mm-hmm. No, non quest'estate, vabbè, in generale. Quindi fa parte dell'esperienza. Ovviamente bisogna far arrivare il messaggio al cliente, il messaggio giusto al cliente, cioè solo questo secondo me, mm-hmm. questo è il segreto dell'avere un locale di successo, cioè se tu sei una bettolaccia onta, però dove si mangia abbondante e bene, basta non dire siamo il locale stellato migliore del mondo, perché altrimenti attiri persone non in target. Basta raccontarlo bene. Bisogna sapersi vendere, insomma. Sì, in maniera giusta. Sì, dare i propri punti di forza. Bravissima. Anche proprio in relazione a chi può venire da te. Esatto. Ecco, siate sinceri, ristoratori. Altrimenti sì, sprovveduti come me arrivano e poi da qualche parte si trova la fregatura. Ma infatti, anche i locali che magari sono un po' più costosetti, è inutile che dicano prezzi accessibili, no? Cioè, poi arrivano le persone e ti prendono un antipasto da dividere in due, cioè. Mm-hmm. È importante saper raccontare il locale in modo corretto. Assolutamente. Beh, in questo momento ci stiamo un attimo immedesimando in Food Advisor e Alessandro Borghese, dai, diciamo. Secondo te, come preferisci essere, oddio, ti ritieni okay. più un Food Advisor o una persona come Alessandro Borghese che va a giudicare i vari ristoranti? L'avrete già capito, penso. Sì, un po' più, sì, effettivamente. Domanda stupida, che non perdono. No, è giusto. Alla fine, magari, che ne so, uno si pensa chissà chi, allora dice, beh no, io vorrei essere Borghese. No, io no. È una cosa più per noi. Non vai nelle cucine a dire, non si attaccano i magneti coltelli, porca miseria. No, ma anche perché io non sono un'esperta nel settore, non ho mai lavorato nel settore, okay. Quindi non potrei comunque nemmeno permettermi di farlo. E tanta gente magari ci prova perché boh, fa un po' figo, no? Mm-hmm. E poi attira molte, cioè quando una persona critica o giudica in generale, poi attira molto le persone che giudicano. Io invece sono fortunata, non ho tante persone così, insomma, che giudicano troppo. E tornando al discorso di prima, che hai detto che infine non puoi neanche dire questo locale è eccellente, invece questo fa schifo, diciamo, perché ognuno ha le sue esigenze, insomma, li vede da un punto di vista diverso. Il tuo locale ideale come sarebbe? Oh, allora, il mio locale ideale, che difficile, perché in realtà ho tanti gusti, cioè non tanti gusti diversi, però mi piacciono tantissime cose, mm-hmm. e quindi sarebbe un po' difficile, però pensandoci potrebbe essere intanto molto accogliente. E cioè, col personale accogliente, uh-huh. non troppo grande, perché non mi piacciono i posti grandissimi, quindi sì. con pochi tavoli, distanziati, non per il Covid in generale. Sì, un po' per privacy. Sì, un po' per goderti il tuo momento. Sì. E servito, cioè il servizio presente ma non pressante. Uh-huh.
Ecco, direi più o meno così, poi non so che cosa intendevi con locale. Sì, no, beh, appunto un po' così. Una descrizione. Ecco, così, magari con una luce un pochino soffusa. Ecco, questo potrebbe essere Gandhi. Ho appena descritto Gandhi. Ecco, se volete un locale così, andate da Gandhi. Salutiamo esatto. Gli amici di Gandhi. Ciao, Pankaji. Va bene, allora chiudiamo con un consiglio che ti chiedo personalmente, ma penso a nome di tante altre persone che hanno il mio stesso difetto. Cioè, quando mi chiedono dove andiamo a mangiare, Nicola, stasera, allora io risponderei sempre allo stesso posto. Perché io vado là, mi trovo bene, ho il mio menù, non devo perdere tempo, e ridono. Però allora, dai, dammi una motivazione per perdere questa brutta abitudine. Beh, potresti trovare un altro locale così. Praticamente tu sei come la Fede, la mia ragazza. Lei trova un locale e vorrebbe mangiare lì sempre, sempre. Però adesso che ho cominciato a conoscere tanti locali, eccetera, ha un sacco di locali preferiti. e quindi le dico sempre, ma guarda che se lo proviamo e ti piace, poi possiamo scegliere fra tanti. Magari quello chiude, è in ferie. Capito? Va bene, mi hai convinto. Davvero? Quindi dici di partire da una base dove, cioè, cercando prima i locali simili tra di loro, e poi si comincia tipo a scalare la vetta. No, non ho capito. Cioè, per... Allora si parte da un locale, magari questa la tagli se dopo la sbaglio, sono a posto. Okay. Attenzione, il coefficiente di rischio è altissimo. No, Bianca, a te la parola. Non so parlare. Allora, tu hai appena detto magari per cambiare il locale, devi trovarne uno simile. Ah, okay. All'inizio. No, ho detto che magari trovandone, cioè potresti trovarne un altro che ti piace altrettanto tanto. Ok. Buono, perfetto. Si è capito. Risposta alla domanda. Però sì, dipende, non deve per forza essere uguale, cioè o simile. Si può anche sperimentare. Bisognerebbe fare una consulenza privata, one to one, per capire bene. È che il problema, magari una persona perde fiducia molto io. Facilmente. Sì, su questo non ci sono dubbi. Però magari dipende dalla persona che dopo la prima volta che prova a cambiare locale... Ah, certo. Gli va male. Può essere un insieme di fattori che portano magari a trovare il locale sbagliato per te. Magari al primo sbagliano, al secondo sbagliano, al terzo non dicono. No, certo. Bisogna saper trovare quelli giusti. Diciamo, però... bisogna avere culo, si può dire. No, ma Magna Padova serve a questo, no? Io li racconto, quindi tu cerchi di capire che cosa ho raccontato, cioè che cosa, cioè se questo locale che ho raccontato soddisfa i tuoi bisogni, quello che piace a te, e allora poi lo provi. Ok, allora... Adesso che ho trovato una buona ragione per uscire dalla mia adorabile e confortante comfort zone, allora, vi salutiamo da Radio Noi e da Magna Padova. Ciao! No, non chiamate la Magna Padova, si chiama Samantha. Esatto. Che cosa, Bianca? No, volevo dire che ci sentiamo dopo con il podcast Plus. Esatto, ci sentiamo dopo con il podcast Plus. Ma non so perché mi è uscito il che. Che? Che a tutti! Sì.